Ciao ragazzi, nell'ultimo video che ho fatto sui videogiochi, videogame e sesso, se non l'avete visto cliccate qua, avevo espresso il mio giudizio sui giochi del calcio. Vi ho detto che non ne vado pazzo. Tanti di voi e tante di voi mi hanno scritto: De Carli, non giochi ai giochi sul calcio perché sei una sega. Giocherò a PES 2016, ma c'è una challenge in questo video. Qualora io dovessi perdere la partita, voi in questo momento dovrete decidere che challenge farmi fare, scrivendolo qua sotto con un commento. Se dovessi vincere io, avrei il vostro rispetto per tutta la vita. Partita, competizione, mondo calcio. Calciatore extra. Io, prima di fare una bella partita, però voglio creare Leonardo De Carli, che questa è la cosa che più mi ha divertito sempre fare nei videogiochi. Allora, eccolo qua il De Carli, ragazzi, spacca proprio. E italiano, facciamo albanese, no. Repubblica Ceca, no, facciamo italiano. Eccolo qua, il buon De Carli, età 17, sì, a coscia, 25, piede destro. Tutto al massimo, tutto al massimo. No, facciamo questo perché è un po' più abbronzato, che sta tornato da Ibiza. A me sta cosa da testa non ho mai capito, ma che gente c'è così? Eccolo, gli occhi di De Carli, tutti i mosci verso il basso. C'ho le sopracciglia ben. E così spensierato come per dire. Eccole le orecchie, oddio però dai, così cazzo troppo lunghe. Ma manca la punta, io ce l'ho a punta. Oddio, sembro io la mattina, raga, ma perché? Questo è Martins. Vai! Prendiamo il Barcellona e contro il Real Madrid. Messi è uguale. È brutto come una vita reale. Una cosa che odio delle persone che giocano ai videogame di calcio è che perdono mezz'ora a cambiare lo schema di gioco. Quindi io voglio giocare e questi perdono mezz'ora a metto Messi di qua, metto questi di qua. Questa è una cosa che ho sempre odiato. Eccolo qua, chi è questo qua? Quello che è uscito dai cugini di campagna, quello biondo. Allora ragazzi, la sua De Carli. Gol! E guardate come se ne va tutto da solo. E va il tiro. E gol! La passa De Carli. Tiro De Carli. Gol! La partita è molto combattuta, c'è Leonardo De Carli che è il giocatore più forte del mondo, che sta veramente facendo valere il suo titolo anche quest'anno. 3 gol segnati. Passa al De Carli di tacco, passa al De Carli di tacco. Boom, al volo! Marcello, che la passa a De Carli, ragazzi, De Carli, De Carli è solo, De Carli è solo, mamma mia! De Carli è solo, ma vuole fare il gioco di squadra! Boom! Yeah! 5-0. De Carli non solo un gran tiratore, ma anche grande uomo di assist. Grande giocatore, ragazzi. Ragazzi, Leo De Carli prende ancora il possesso di palla. Il giocatore più forte del mondo, vediamo. Devo fare il più gol più bello di tutti. Boom! No. Ah! Boom! Go! Un altro. Go! E finisce, ragazzi, prima vittoria, ho guadagnato anche un trofeo. Ragazzi, mi sono divertito più a fare il personaggio Leonardo De Carli, che ormai gioca nel Barcellona, perché è numero uno nel mondo. Non sono stato molto onesto, lo ammetto. Però dai, facciamo che la prossima volta facciamo una bella challenge, la decidete voi, ci state? Se vi è piaciuto il video sparatemi un piccolo like qua sotto e niente, ciao.